Oggi ho deciso di scaldarvi con il calore delle spezie. Ho scelto per voi tre fragranze dalle sfaccettature deliziosamente speziate. Sushi Imperiale di Boys 1920. Questo profumo che trovo davvero molto interessante perché accompagna al calore delle spezie una freschezza degli agrumi che troviamo in testa. Il cuore è caratterizzato da varie spezie, tra cui il pepe, la noce moscata, ma soprattutto la cannella che si sposa benissimo con la rosa. E il fondo è addolcito, quindi cambia ulteriormente con della vaniglia, della fava tonka e del legno di sandalo. Guerlain e Pisces Kiss. Qui abbiamo un accordo speziato un po' diverso, sicuramente più verde e piccantino. In testa predomina sicuramente il cardamomo, che è accompagnato dal pepe rosa e dal pepe nero, e tutto quanto si miscela con una nota di caffè che lo rende molto rotondo e delizioso. Il profumo si fa sul fondo super corposo, con delle note di oud e patchouli. Un profumo veramente inusuale che io trovo davvero interessante da scoprire. Serge Lutin, Baptême du Fay. Qui troviamo uno speziato dalle sfaccettature leggermente più gourmand. Lutin ha voluto ricreare un'atmosfera un po' da Luna Park, con tutti questi odori deliziosi che ci circondano, anche un po' un ricordo d'infanzia. Troviamo in testa delle scorze di mandarino leggermente sbruciacchiate, che gli danno un sentore molto particolare. E nel cuore ha voluto ricreare quello che è un ricordo dell'odore del pan di zenzero, ricreato soprattutto con la cannella e chiodi di garofano. Un profumo che è molto goloso, voluttuoso, ma anche abbastanza oscuro, un po' come tutti i Luten. Come sempre, vi ricordo che potete trovare i nostri profumi sul sito www.chiriprofumi.it.